Buongiorno amici, benvenuti in questa puntata speciale di Sample 096. È un video di una puntata speciale dell'Epifania. Oggi vi mostreremo i giochini che ha avuto il regalo Samuele. Allora, queste carte non è che le ho messe tutte perché sono difficili. Guarda per terra quante sono. Sono centinaia di Ci sta carte di uno, Enderman, ragazzi. Creeper, Enderman, scheletro, creeper, Andiamo a scoprire zombie. dietro a questa carta che No, cosa c'è. no, tu devi decidere cosa scegliere. Cominciamo con le carte di Minecraft. Ok, quale scegli? Questa. Cosa c'è Il dentro? pollo. Ah, chicken. La gallina. Fantastico. Poi scelgo quella che avevo scelto prima. Questa qui. Vediamo che c'è. Il creeper. È uno dei miei preferiti, Creeper, È il tuo primo, il creeper. eh? Yes. Poi Non è che è uno dei tuoi primi. Poi. questa. Quella che volevo scegliere io, bravo! Ottimo, che ci sta? No, Lo zombie, certo. lo zombie Quello che spaventoso. sul mio cellulare sei tu. In realtà ti ho cambiato perché ho scoperto che il tuo preferito è il creeper e mo fai il creeper. Ok. Zombie? Ora facciamo un giochino. Samuele. Ah, va bene. Samuele, amore mio. Dai, ora cosa facciamo? Dai. Questa qui. Questa, quella che ho scelto io. Il mushroom. Mushroom. È la mucca dei funghi. Fino adesso nessun doppione, ma le scelte tutti diversi. Sì, sono tutti diversi. Ah, Credo perciò. che c'è un doppione di pipistrelli. Forse. Però non facciamo spoiler. Questo, non spoileriamo. E sono usciti voi i Oh, pipistrelli. ce li siamo chiamati i pipistrelli. Abbiamo. Sì, aveva detto il Allora, mistero, se adesso pensi sì. che ci sia un doppione, adesso se siamo fortunati troviamo l'altro pipistrello. Non lo troveremo mai. Io credo qua. Stavo dicendo questo, giuro. Sì, non è uscito No! l'Enderman, il creeper, lo zombie, lo No, io pensavo scheletro. che era il pipistrello, papà, mannaggia. Ora la lotta è trovare il pipistrello. Sono rimaste 10 carte. Abbiamo una possibilità su 10 di indovinare il pipistrello. Fammi vedere se sento la puzza con la mano. Sento la Dai. puzza che viene da qua. Mannaggia. No, il pupazzo. Era l'odore, era la puzza di questo del pupazzo. Ora ne sono rimaste 9. 9 carte. Dobbiamo trovare questo cavolo di pipistrello. Io dico la centrale. Questa? Yes. No, Steve ed Alex. Che miseria, non siamo capaci di trovare questo cavolo di pipistrello. Sono rimaste solo 8. Abbiamo una possibilità su 8. Aspetta, forse non c'è il doppione. Ah, se non ci siamo perdendo il tempo. Forse non c'è. Samuele, amore mio. È il pollo. Samuele, amore mio, te c'è un suino. Ora sono rimaste queste 7 carte. Io direi prima questa e poi questa, vai. Hai beccato il golem. Golem. La seconda. Era questa. Ah, è un Un cane. cane, ma allora non ci sarà un altro pipistrello a pave, secondo me. Poi ne rimangono ancora altre 5. 5, 5, 5. Qual è il numero perfetto? E qual è secondo te? 3 è il numero perfetto, papà. Io, tu e mamma, no? Hai beccato il polpo. Il polipetto, il popotiello. E ti Come manca. dice il nonno, il popotiello. Vabbè. Dai, ne mancano altre 4. Dai, 5 meno 1, Allora. 4. Questa. Il villager. Il villager. Credo non ci sia, però Ma allora non ci continuiamo. sta un doppione qua dentro, Vabbè, papà. continuiamo. 3. La pecora, rimangono solo 2 carte. E allora non c'è, non c'è, non c'è. Dai. Questa. L'Enderman. L'Enderman. E l'ultima? C'è il gasto. Allora non c'è. Fallo vedere il ghast. Eccolo Eccolo qua. qua. Allora non c'era, dai, un doppione. Passiamo al Altro. gioco successivo. Stamattina ci siamo divertiti a fabbricare. Che cosa abbiamo Lo fabbricato? slime. E fagli vedere il laboratorio degli slime, dai. Dai. I 3 slime. Infatti ci abbiamo ancora colla attaccata da tutte le parti. Questo è il laboratorio, ragazzi, si prende Ma colla. Prendi sono scritte le istruzioni, aspetta che le piglio. le istruzioni. Si prende la colla. Si aggiungono. Allora, questo è il dosatore.
In questa istruzione c'è scritto tutto, vedi? Tutto qui. Allora, si prendono nel dosatore 20 ml di colla, 30 ml di colla. Poi si mettono 12 ml di reagente, che è questo Allora, qui. prima colla d'acqua, come ho detto, e poi c'è il liquido per lo slime, credo, Si questo è. chiama reagente, si mette dentro e lo fa diventare una massa di slime. Poi c'è bisogno del colorante, noi abbiamo due colorazioni, vedi, Sì, il blu e il giallo, e che noi abbiamo abbiamo anche creato mischiato. il verde. Abbiamo messo prima assieme blu e giallo Sì. ed è uscito lo slime verde. Poi abbiamo messo solo il giallo È uscito slime giallo. e poi abbiamo messo solo il blu. Guardate È uscito slime. Perché è uscito la celeste? consistenza, Ma perché è ragazzi. uscito È celeste? perché è blu. Aspetta, gli faccio vedere io ai ragazzi. Faglielo vedere, questa schifezzeria. Dai, Non è schifoso. è Aspetta estremamente che. disgustoso. Eccolo. No, no. È ancora appiccicoso. Sconvolgente. Questo è lo slime che abbiamo creato stamattina. Dai, Ci posiamo abbiamo nella creati provetta. tutti stamattina, è la Befana che ce l'ha portato. La Befana ce l'ha portata. Dai, Ok. porta, aspetta. Vi dico che è molto divertente, anche perché c'è questo dosatore al quale noi abbiamo applicato questi disegnini, che serve proprio a miscelare. Vedi, questo è un miscelatore. Non è che è proprio come quello di Alex Devastatore, vero ne è un No, altro. questo è un miscelatore, ragazzi. Il gioco della Clementoni, molto carino. La Befana non l'ha pagato neanche tanto, mi sembra meno di 20 euro, è una cosa del genere. Ok. Comprate in negozio. Non comprate online, compriamo nei negozi. Vabbè. Oppure fatelo fare dalla Befana. E fatelo portare dalla Befana. La Befana l'ha comprata nel negozio. Vabbè. Prossimo gioco. Scegli. Prossimo gioco abbiamo la calza della Play-Doh. Fai vedere la calza com'è. Oltre a quella che ho tutti i dolciumi, che stamattina ne ha avute 56, c'è questa calza della Play-Doh. Allontanala un po' così si vede meglio, vedi? Calza Play-Doh, vedi? In questa calza cosa sono usciti? Queste cose la Play Dog. Dai, scegli, scegli. Questi qua che somigliano a ste pepere. Sì, mi sa tanto che E che loro cosa servono? servono per fare i capelli con questi due I colori. capelli. Praticamente qui all'interno ci metti questi due vasetti di Allora, plastichina che sono usciti. questo martello non sappiamo a che serve. Non lo sappiamo, martello Forse, automatico. no, capito, forse a farli Ah, dritti, a farli dritti. giusto, giusto. Poi la forbice appare. Tac, e si taglia i capelli. E qua per infilare, facciamo finta che qua c'è la plastichina. Si fa così e si infilano i capelli, Ed guarda. escono i capelli e poi li puoi anche tagliare con la forbicina. Tac, tac, tac. Ok. Poi, oltre a questi due vasetti di Play-Doh abbinati a questi capelloni di steppepepe, cos'altro è uscito in questa calza? Prima No, no, scegli tu cosa vuoi, le lettere o quell'altro. il barattolone, è uscito un barattolone gigantesco. Ah, questo è quello pieno di verde. Questi sono più di 110 grammi, ragazzi. Un pezzone di verde che non finisce mai. Con questo faremo, probabilmente faremo Hulk. Hulk. Faremo Hulk perché ci serve molto verde per Sì, fare poi abbiamo Hulk. fatto tutto di verde. Tipo, qual era quello? Il Grinch e tutto Possiamo fare l'altro. anche il Il Grinch. Grinch l'ho già fatto. Ok, però possiamo fare No, un bel uno Hulk tutto Smarmish. verde. Tutto verde. Eccolo qua. Possiamo fare o il Grinch o un bellissimo Il Hulk. Grinch l'ho già fatto, facciamo Hulk. Facciamo Hulk. Quanto Che ci serve oltre al d'oro verde? Ci serve il nero per fare i ne capelli, il bianco ho per gli occhi, il E viola per il pantalone stracciato il e va viola ce bene. l'abbiamo. E il nero per gli occhi possiamo usare il ferro filato. Ok. Ora rimangono le sorprese di Blinky. Completiamo quello che è uscito dalla calza di Play-Doh. Ok. Una bellissima scatola con altri 6 vasetti piccoli. Aspetta, aspetta, ho avuto idea. Aspetta, io faccio una torre con questi. Fai una torre, mettiamola qui che si vede, poi facciamo vedere ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, le abbiamo controllate, ci sono tutte dalla A alla Z. Sì, anche tipo JK, LM, NO, PQR. Allora, NO, vabbè, aspetta. JK, Dille tutte, WXY. dici tutto l'alfabeto, dai, tutto Ah, va l'alfabeto. bene. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. No, U, V, aspetta, W, no, 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 l'ho Z. sbagliato. A, B, Dipende. C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ottimo, X, Y, W, Z. Ok, ora diciamo i colori in inglese. Questo che colore Light blu. è? Light blu, azzurro. Questo? Allora, questo è grigio.
green, verde, poi il rosa pink, pink, poi il rosso red, il viola purple, purple, ottimo pronuncia, il giallo yellow, yellow, e il rosa carne red pink. Diciamo pink beef, carne pink beef, vabbè, ok. Ma non sono finiti qui i giochi, ragazzi, non sì, sono ma... finiti qui. Sì, mancano anche i pupazzi, i personaggi di Bendy e le sorprese di Bing. Quest'anno la Befana è stata proprio buona, buona, buona. Sicuri dolcetti sparsi per tutta la casa. A mamma parte che casa... abbiamo trovato un sacco di dolcetti. Ci sono anche questi, li possiamo scartare. Ecco qui. Dai, che scartiamo? Ora scartiamo il gioco di Bendy and Ink Machine. Va bene. Noi già avevamo Pippo. La smetti di chiamarlo Pippo. Che si chiama Boris. E Benky. Bendy. Benky. E chi è Benky? Avevamo già Bendy e Boris. E la Befana ci ha portato... Che io continuerò a chiamare Pippo. Eh sì, chiamalo come diavolo vuoi. E chi ci ha portato la Befana? Ci ha portato a questo. Che si chiama Alison Angel. Alison Angel si chiama questa qui. È un personaggio di Bendy introvabile, ragazzi, difficilissimo da trovare. La Befana ha penato non poco per trovarlo, eh? Infatti noi ne abbiamo scelto un altro. Ok. Dai. Poi abbiamo tre ovetti che sono usciti. Tra le varie confezioni di dolciumi sono usciti tre ovetti di Bing. Sì. E all'interno che cosa c'era? Vogliamo fare gli ovetti di Bing. Facciamo l'unboxing, dai. Stiamo facendo già l'unboxing. L'unboxing degli ovetti. Primo ovetto. È uscito Bing proprio. Che cos'è? Una gomma cancellina? Sì. Una gomma cancellina di Bing. Però non facciamo spoiler, non diciamo chi c'è negli altri. No, solo questa diciamo. Eccola qua, una gomma cancellina di Bing. Ecco. Poi Bing. E leviamo Bing. Secondo ovetto. Allora, no, questo no. Teniamo prima questo. Lo spoileriamo. Cosa c'è nel secondo ovetto? Un'altra gomma cancellina, no, due uguali, no, non sono uguali. Ma questo è Pando. Perché qui c'è Pando. È il panda di Bing. È rimasto l'ultimo ovetto, che sarà? Spero un'altra gomma cancellina, no, dai. Sì, ci sono dei fili. Che cosa c'è in questo terzo ovetto? Ma non c'è niente. No, solo fogli sono usciti, fregatura. No, invece una marea di stickers di Bing bellissimi. Era con tutti i personaggi. Guarda chi ci sta. Pando, Bing, il logo, la scritta, un animale un po' stranetto. Ma cosa? Questi animali strani che io non conosco. Allora, questo non mi ricordo il nome. Questo è Sulla, se non mi sbaglio. Flop... Fanno un'altra volta Sulla, Bing, vabbè. Bellissimo. Sì, e non abbiamo ancora finito. Cos'altro ci ha portato questa magnifica Befana? Aspetta che mi metto, da qualche altro. Ci sono altre cose. Un orsetto. Un altro pupazzetto. In realtà questo c'è... È un elefantino. Il pupazzo ce l'ho da quando avevo 0 anni. Bisogna dire la verità, questo pupazzetto, questo qua, noi ce l'abbiamo già da un bel po'. Vabbè, questo però... l'abbiamo chiamato Samuelino. Sì, questo. Questo è... l'ha portato papà in clinica quando sei nato tu. Sì, vabbè, mettiamo il cuore. Ecco qua. Vedi? Infatti, ora che facciamo? Papi c'ha una foto di te appena nato, questo pupazzetto vicino. Sì, vabbè, non parliamo di questo. Dai. Come si chiama questo pupazzetto? Samuelino. Come te, amore mio. Dai. Che c'è rimasto ancora? Ci sono rimasti questi pupazzi. Finito. Sì. Non credo. Vabbè, forse sono finiti veramente. Dai, regalini, mannaggia. Sì. Vabbè, comunque hai avuto un sacco di cosine e puoi ritenerti fortunato. Dai. Poi hai avuto un sacco di calze, la Befana di nonno, la Befana dell'altro nonno. Vabbè, basta. Dai. Che ti sei pappato tutte le nostre calze? Mettila, che facciamo? Giochiamo un pochettino con l'elefantino piccolino. Va bene, l'elefantino. Come si chiama questo piccino? Non so. Chiamiamolo Ele. Ah, sì, si chiama proprio Ele, grazie. Di cognome Fantino. Dai. Oh, Ele Fantino. Si chiama Ele e di cognome Fantino. Complimenti per le orecchie. Attento che se c'è vento volo con queste orecchie, come un elicottero. Abbiamo fatto le elefante. Poi chi c'è? La moglie di Crash Bandicoot. Ma non è la moglie di Crash. Ci somiglia tantissimo, però. Però non è la moglie di Crash. Sembra la moglie di Crash. Questo
è uno di quei personaggi di quella signora Coccinella, non li conosco. È uscito da uno degli ovetti Kinder che hai avuto nelle calze? Sì. Quanti ovetti hai avuto? 847? Sì, un sacco, in alcuni non li ho proprio aperti. Mica li possiamo aprire tutti. Poi? Rimangono. Orsetto? Come si dice orso in inglese? Bear. Bear, yes. Bello questo mini bear. Mini bear. Come lo chiamiamo questo? Etto Orso. Etto di nome e Orso di cognome. Orsetto. Dai. Poi chi è rimasto? Ulino. Lino Samue. Dai. Lino Samue. Di nome Lino e di cognome Samue. No. Io mi chiamo Samuele e qua si chiama Samuele. Io mi chiamo Ciccarelli e qua si chiama il mio cognome Ciccarelli. Bello questo Samuelino. Molto molto carino. Vabbè ragazzi, i giochi finiscono qui. È stata una bella befana. Samuele sarà stato bravo perché ha avuto un sacco di... Che è successo? Mi sono scordato di uno. C'è una sorpresa. C'è ancora un altro regalo. Eccolo! Questo è il regalo più bello di tutti. Erano 3 anni che Samuele aveva chiesto che voleva questo elefantino. 3 anni. 3 anni. Guardate com'è bello, com'è morbidoso, com'è affettuoso. È da 4 anni che lo volevo. Questa notte dormirà con noi, eh? Sì. Questa notte dormirà con noi. Molto affettuoso. Vi ho dato un nome, come lo chiamiamo? Ele. Ele pure lui. Tutti Ele si chiamano. E se qualcuno dice Ele si girano tutti qua. Guarda, si può pure farsi sedere. Si può sedere, mettiamolo più lontano così si vede tutto. Sì, come l'hanno fatto la prima. Ecco qua, così l'ha fatto trovare stamattina, eh? Te l'ha fatto trovare seduto? Così. Bellissimo papà. Molto affettuoso. Guarda che ci sta qua dietro. Elefanti, vedi? E qua l'elefante. Esatto, perché okay. L'elefante è l'animale preferito di Samuele. Ora è bisogno il giunto della carrellata. Ok ragazzi, ora vi facciamo salutare da tutti. La carrellata. La carrellata facciamo. Cominciamo a mettere a Ele l'elefantino. Poi riprendi tutto una poco alla volta, rimettiamo tutto a posto. Lo puoi lasciare anche lì, mettiamo tutti a posto. Ecco qua. Questo lo mettiamo qui. Poi mettiamo l'elefantino. Elefantino, che sarebbe il figlioletto, giustamente. Okay. Poi c'è l'orsetto. Ok. Violetto, orsetto, farina. Bene. Dove la vedo farina? Poi? È caduto, lo sapevo. Non fa niente, mettiamoli a posto. Tutti i personaggi di Bendy. Metticela vicina, per voi. Di Bendy. Pippo. Allison. Angel. Allison, Angel. Metti la seduta, se non si tiene in piedi. Non si può sedere. E lo metti la stesa. E Bendy. Poi? Anche il pupazzo. Pupazzetto di Bendy. Eccolo. La plasticina qui. Così è il suo nido. Ok. Poi? Andiamo. Il laboratorio degli smile. Mettilo dietro a Bendy. Vai, ci va. Ok. Teniamo. Le sorprese di Bing. Le sorprese che sono uscite dall'ovetto di Bing. Ok. E la mettiamo qui. Abbiamo già dimenticato dei liquidi. Questi vanno vicino al laboratorio degli smile. Slime. Dico sempre smile. Poi abbiamo tutte le confezioni di plastilina con lettere. Fai una torre e mettiamole qui che non coprono nessuno. Eccoli qua. Lo scatolo con tutte le letterine. Mettiamole direttamente. Così. Non faccio più parlare, ci penso io. Ne rimane una. Che lettera è? Qui. Ne rimane una di lettera. La lettera I. È rimasta la I fuori. I come imbecille. E tai. I come iguana. Questa. Iguana, yes. Poi super volpina, come la si chiama? La moglie di Crash.
Potremmo chiamarla Angela, come la ragazza che sta dentro il gioco di Crash. Come quella di Tom. Poi Chiamo il libretto. il libretto degli slime. Chiamalo qui. Facciamo un libro. Le Poi carte di Minecraft. le carte di Minecraft. Aspetta. Raccogliene giusto qualcuna perché sono 112 e non le possiamo mettere tutte. Perfetto. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne ho prese 16 stavolta. 16, va bene. Mettile qui tutte quante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi dall'altro lato. 7, 8, 9, 10. Ma voi non ne ho prese di... Aspetta, 11, 12, 13, 14 e 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aspetta, no. 15, 16. Ok, poi c'erano gli stickers che non abbiamo gli fatto vedere. stickers, non avete proprio visto questi che sono usciti dal laboratorio degli slime. Praticamente dal laboratorio è uscito una bustina, un foglio con tutti questi stickers che abbiamo incollato qualcosa stesso sul laboratorio, tutti gli insetti. Poi stanno queste cose strane. Ah, questi sono i personaggi tipo Ste e Pepe che sono usciti sempre dalla plastichina. Come contro te. Mi contro te. Martellino, Martello pneumatico e forbicina. il verde enorme Mettiamolo qui. Le e le plastiline. plastiline di Step e Para. Ecco qua. Poi. E ora Samolino. manca tutto questo. Ok, aspetta. E manca anche Samolino. Samolino ci deve stare, si deve mettere qui vicino a Ele. Con la scritta che si legge Love. Ok, ragazzi, io direi, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like a questo video, iscrivetevi al canale Sempre096 e commentate qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Papi. E da Samuele, ciao! Ciao!